Rondini è riuscito, Ciprini ancora no. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1,74 Ricciatti, onorevole Ferrara. Grazie Presidente. In questo caso la norma prevede che gli eventuali acquirenti o affittuari in qualità di gestori dello stabilimento possono presentare domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del piano ambientale e sanitario o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto sulla base dello schema di piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa di relativi allegati, è quindi sottoposta ad una fase di consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'Ambiente per un periodo di 30 giorni ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. L'istruttoria sugli esiti della consultazione è svolta dal Comitato di Esperti, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea. La modifica del piano ambientale e sanitario o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto è quindi disposta con un apposito DPCM adottato su proposta dei Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico. Ecco, il nostro emendamento chiede che il suddetto DPCM di modifica del piano ambientale e sanitario venga adottato su proposta anche del Ministero della Salute, viste le inevitabili ripercussioni che una modifica del piano ambientale e sanitario ha a che fare anche con la salute e la vita dei cittadini. La ringrazio, onorevole Massa. Presidente, telegraficamente, perché mi sembra che la sollecitazione che viene dal collega che mi ha preceduto sia assolutamente sensata. Vorrei dire però che se si legge con attenzione la nuova formulazione del comma 8.1, sul piano definitivo che viene presentato dall'offerente prescelto, non solo si sconta un'articolata istruttoria che passa attraverso due fasi e una consultazione pubblica, ma vi è l'assunzione di responsabilità prima del DPCM che approva definitivamente il piano industriale e il piano ambientale di colui il quale dovrà subentrare alla gestione commissariale da parte del Consiglio dei Ministri. Quindi qui non è che stiamo giocando a nascondere alcuni ministri, togliamo quello della sanità, mettiamo quello dell'ambiente, come se